Uno tra gli insegnamenti dell'Islam è quello che disse il profeta Muhammad, pace e benedizione su lui: non c'è superiorità di un arabo su un non arabo, o di un non arabo su un arabo, e nessuna superiorità di una persona bianca su una persona nera, o di una persona nera su una persona bianca, se non in base al timore di Dio e le buone azioni. Questo per noi oggi può sembrare scontato, in parte, ma negli anni 60, nel contesto di Muhammad Ali, questo non era per niente scontato. We have white Muslims, brown Muslims, red Muslims, yellow Muslims, and black Muslims. All men are brothers. Minds, hearts, and souls have no color. So, some bad black people, some bad white people, some bad red people, some yellow people, some brown people. There are good angels and devils in all races. So we no longer look at the color of a man, but his actions, his deeds. So therefore, my work when I'm through boxing is to spread this truth to mankind of all people, and we don't have time now to explain what I'm talking about, but the Islamic religion we are taught means peace. Islam means peace. Proper name of God is Allah, and the followers of God are called Muslims. Muslim mean one who submits entirely to God's will. A Muslim is a clean, righteous person.